Bene, buongiorno a tutti. Sono Matteo Carli, Associate Dean per la ricerca alla Lewis Business School e coordinatore del progetto Italia 2030, voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico e in particolare dal Vice Ministro Stefano Buffagni. Il progetto ha avuto la finalità di riflettere, di ragionare, di sviluppare una serie di attività inerenti all'economia circolare e il modo in cui l'evoluzione verso l'economia circolare possa rappresentare un fattore di sviluppo economico, produttivo, sociale, sostenibile del nostro paese. L'idea è in questa fase particolarmente complessa, appunto, quali sono le grandi traiettorie su cui guidare il sistema economico finanziario del nostro paese. L'economia circolare si ritiene possa essere uno di questi, o anzi forse uno tra i principali, tra le principali di queste traiettorie. Abbiamo lavorato dalla fine dello scorso anno e durante questo complesso 2020, che ovviamente ci ha posto anche delle sfide, delle problematiche assolutamente nuove, in 15 gruppi di lavoro, 12 specifici appunto sui vari aspetti dell'economia circolare e altri 3 invece su temi paralleli di natura relativa alle tendenze socio-demografiche, in quanto queste tendenze evidentemente rappresentano poi il contesto di fondo in cui innestare le politiche e le azioni delle imprese sull'economia circolare. Gruppi di lavoro diversi, dalle costruzioni alla gestione dei rifiuti, all'energia, all'economia del mare, all'agricoltura, che è il tema che affrontiamo oggi. Oggi quindi ascolteremo un pochino i risultati del gruppo di lavoro sull'agricoltura e saluto e ringrazio il professor Albino Maggio che ha coordinato, ha gestito questo gruppo di lavoro. Gruppi di lavoro costituiti da alcune importanti università del nostro paese e le cito a partire da come si fa in alto a sinistra. Il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università Bocconi, l'Università Cattolica, la Sapienza, l'Università Federico II di Napoli, il Politecnico di Bari e la Lewis Business School. Insieme a queste università hanno lavorato molte imprese, organizzazioni, associazioni, istituzioni. E poi in particolare 10 grandi gruppi italiani hanno sostenuto finanziariamente questa iniziativa. E voglio citarli anche per ringraziarli, anche questi un po' in ordine sparso: Cassa Depositi e Prestiti, il gruppo Intesa San Paolo, il gruppo Generali, Assicurazioni Generali, Enel, Eni, Snam, Terna, Poste Italiane, Leonardo. Questo a dimostrazione anche del grande interesse che diciamo gran parte parte più rilevante dell'economia e della finanza italiana hanno nell'economia circolare e anche nella fattispecie in questo progetto. L'obiettivo di oggi quindi è quello, da un lato, di presentare i risultati del lavoro e quindi come l'economia circolare possa sviluppare, l'economia, la filiera agroindustriale da un lato e come, attraverso questo connubio tra economia circolare e filiera agroindustriale si possa far compiere un passo in avanti anche di competitività internazionale alle nostre imprese. Io do la parola al professor Maggio che presenterà poi anche gli ospiti di oggi. Naturalmente ringrazio tutti coloro che si stanno collegati, che sono collegati e che poi
potranno intervenire con domande, considerazioni, anche con portando la loro eventuale esperienza. Grazie, Albino, a te la parola. Grazie Matteo per l'introduzione e buongiorno a tutti e grazie per aver partecipato a questo webinar. Attendo Giampiero che mi carica la presentazione. Grazie mille Giampiero, resta in linea per ogni soccorso, eventuale soccorso. Allora, innanzitutto appunto buongiorno a tutti. Abbiamo previsto con Danilo De Marchi e Stefania Trenti di organizzare questa presentazione in questo modo. Io vi presenterò un pochino un distillato del lavoro fatto finora e successivamente il professor De Marchi e la dottoressa Trenti faranno un approfondimento, la dottoressa Trenti relativamente al sistema agroalimentare nel contesto europeo e nazionale e il professor De Marchi su alcuni aspetti di innovazioni tecnologiche, ICT e digitalization in agricoltura. Il lavoro che andrò a presentare oggi. Non va avanti, Giampiero. Almeno mando io avanti. Sì. Ok, allora la prossima slide. Scusatemi, nei ringraziamenti alle imprese ho dimenticato Italgas, che è stato un altro degli sponsor. Mi scuso e sottolineo quindi che erano 10 gruppi, li vedete qui citati, c'è anche Italgas. Scusatemi. Grazie. Giampiero, vuoi che la carico io o faccio io? Dimmi tu. Attendo tu, ora sei sulla 3, devi andare sulla 2. Ok, perfetto, grazie Giampiero. Allora, dicevo appunto, io presenterò appunto il distillato, però questo è il lavoro anche di altri colleghi, oltre appunto noi che oggi presenteremo i risultati principali, hanno collaborato a questo position paper Leonardo De Grandis dell'ENIT, Cesare Manetti della Sapienza, dell'Università di Roma La Sapienza, Giuseppe Perrone dell'ENI e Francesco Zecca, anche lui dell'Università di Roma La Sapienza. La prossima, ecco, adesso posso controllare io, Giampiero, ti ringrazio. L'economia circolare sicuramente avete avuto modo di parlarne in altri contesti, però quando parliamo dell'economia circolare al settore agroalimentare, assume una rilevanza particolare, specialmente per una serie di azioni che possono essere fatte relativamente alle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione di quelli che sono tutti gli input dannosi in agricoltura, alla riduzione della produzione di rifiuti. Sono alcuni di quegli obiettivi che nell'economia circolare applicata all'agricoltura sono oggetto di studio attualmente di un'intensa attività. Qui di sotto c'è uno dei tanti schemi relativi all'economia circolare, dove appunto si evidenzia che da delle risorse cerchiamo di aggiungere valore nel processo di trasformazione fino a un prodotto finale e da questo prodotto finale cerchiamo di recuperare il possibile per rimettere in circolo quelli che possono essere dei rifiuti, dei prodotti secondari che possono diventare a loro volta risorse. Scusate. Le applicazioni dell'economia circolare non sono sempre così immediate. La Commissione europea ha sollevato una serie di punti importanti che riguardano appunto un approccio standard a valutare quelli che sono gli impatti di transizione verso un'economia circolare, sia sulla chiarezza sui vari settori e sulle applicazioni che rispondono meglio ai principi dell'economia circolare, sia quelle che sono le conseguenze complessive sul sistema, sull'impatto netto sull'occupazione e anche su una serie di implicazioni indirette che una transizione verso un'economia circolare può implicare. Noi in questo momento
riguardo la filiera agroalimentare italiana nel contesto europeo, farà un approfondimento Stefania Trenti alla fine della mia presentazione, però vi anticipo che rispetto all'economia circolare l'Italia non fa proprio male, siamo i primi rispetto a questo indice complessivo di circolarità. Non mi chiedete cos'è, ci spiegherà magari qualcosa Stefania, se ne sa più di me, però in ogni caso è un indice comparativo che rispetto a paesi come Regno Unito, Germania, Francia e Spagna ci vede in qualche modo al primo posto, e che già questa è una buona notizia. Il primo aspetto che è emerso da questa nostra analisi dell'economia circolare applicata all'agricoltura è il ruolo fondamentale delle tecnologie. Se immaginiamo alla riduzione degli input in agricoltura, l'intero monitoraggio della filiera, l'applicazione di sistemi robotici per automatizzare certi processi, pensiamo ai trattamenti alle colture, vedo la vostra destra o sinistra, credo sia la vostra destra, vedete l'uso di un drone per fare dei trattamenti chimici alle colture in maniera selettiva, con un notevole risparmio di prodotto. In basso vedete un drone che addirittura è capace di discriminare tra la coltura, quella in verde brillante, e le erbe infestanti, quelle di colore diverso, rosso o rosa o blu. E questo ovviamente vi fa capire quanto sia importante la tecnologia nel ridurre l'impatto ambientale, nel ridurre quindi l'apporto di prodotti chimici in agricoltura e conseguentemente rispondere a quelli che sono molti dei principi della circolarità. Oltre a tante altre tecniche di data mining e quindi utilizzo di dati disponibili nei vari database, e i sistemi di monitoraggio della qualità del cibo sono alcune delle tecnologie che sono emerse come passaggi essenziali per ottimizzare l'intera filiera. Mutuare tecnologie tra vari settori è un altro elemento emerso dalla preparazione di questo position paper. Recentemente, nel 2017, la Commissione europea appunto individuato tecnologie dall'Industry 4.0 all'agricoltura con un notevole fuoco sull'Internet of Things, quindi praticamente della interconnessione di informazioni che possono andare da un semplice accesso ai dati alla connessione remota di questi dati, l'integrazione verso un sistema efficace ed efficiente nel seguire l'intero processo di produzione, quindi con un notevole impegno e risparmio di risorse, e fino ad integrare diversi sistemi per ottimizzare l'intera filiera. Quindi l'accesso ai dati, l'utilizzo di questi dati per ottimizzare l'intero processo produttivo in agricoltura è un passo essenziale verso la circolarità. La chiusura del ciclo è uno degli elementi chiave nella circular economy, e quindi il riutilizzo degli scarti. Quindi, qui c'è un esempio con la restituzione del carbonio al suolo, ma anche la produzione di energia, come possono essere riciclati, riutilizzati in agricoltura, e di questo vi dirò qualcosa in uno dei due casi studio che abbiamo trattato. In sintesi, l'ICT in agricoltura è ovviamente il substrato tecnologico su cui si deve costruire una catena agroalimentare efficiente che guardi sia alle risorse, quindi al risparmio delle risorse, ma anche al riutilizzo degli scarti generati. E ovviamente la digitalizzazione della catena agroalimentare può consentire un'ottimizzazione e una sostenibilità dell'intero processo, perché segue il prodotto nell'intera filiera, dal campo e oltre, from port to table, oltre la tavola, nel quello che è la gestione dei rifiuti e delle perdite che si hanno nell'intera filiera agroalimentare. Di questo appunto ci dirà qualcosa in più Danilo De Marchi, che ci parlerà appunto di multicicli, non riesco a muovere la cosa. In ogni caso ci parlerà di quelle che sono le applicazioni più recenti della digitalizzazione per ottimizzare la catena alimentare e la produzione di cibo di qualità. Alcune cose, dunque, un altro aspetto emerso dal nostro lavoro è che i sistemi di economia circolare non possono prescindere dai modelli di consumo. Da questa foto dell'EPA, da questo report dell'EPA,
c'è appunto quello che è il contributo dell'agricoltura, forestry e altri usi del suolo pari al 24%. Genere, questi numeri per l'agricoltura aumentano sempre, ma se andate a vedere esattamente a cosa corrisponde questo 24%, vediamo che gran parte di questo lavoro è dato dalla deforestazione, quindi rientrano in questo settore, in questa rappresentazione del contributo dei vari settori dell'economia all'emissione di gas serra, ma nel settore agricoltura ci sono anche le foreste tagliate per dare nuovo suolo all'agricoltura, quindi non è proprio agricoltura, ma è una decisione economica, una decisione dovuta appunto alla necessità di avere più terra, e ci torneremo fra un attimo su questo argomento. Però diciamo è anche vero che i nostri modelli di consumo non sono proprio allineati, quindi anche tutto ciò che comporta quel 24%, l'accumulo di quel 24% di gas serra, non sono proprio, è anche dovuto ai nostri stili di vita e modelli di consumo che non sono realmente allineati con quelli che sono i vincoli del protocollo di Kyoto e dell'accordo di Parigi verso l'ambiente. Il nostro sistema, sappiamo perfettamente, è imperniato appunto su un soddisfacimento della soglia del proprio bisogno nutrizionale al di sopra, no? Oltre la nostra soglia, oltre la soglia del proprio bisogno, quindi un uso eccessivo di cibo. Sappiamo tutti quanti che oggi si muore più di obesità che di fame. E dove il nostro sistema è basato su prezzi concorrenziali, su una organizzazione della catena distributiva particolare che, oltre a numerosi vantaggi che può offrire, dà una serie di risultati in termini di problemi di salute, un'eccessiva produzione di rifiuti, un consumo energetico notevole. Chiaro che qua c'è soltanto un'immagine di quelle che sono le stime mondiali della perdita, diciamo, di cibo, nel senso dello spreco di cibo. Un terzo del cibo prodotto per l'alimentazione viene sprecato ogni anno e viene sprecato in varie fasi del processo. Qui la diapositiva non è proprio chiara, però ci sono per ogni categoria cereali, radici, colture oleaginose, frutta e ortaggi, carne, pesce e prodotti lattiero-caseari, c'è appunto il momento in cui si hanno i maggiori sprechi, che può essere nella trasformazione, nella distribuzione, a livello di consumo o nella produzione primaria. Questo serve ad individuare appunto quelle che sono le fasi in cui si hanno i maggiori sprechi nell'intera filiera. C'è quindi uno scollegamento tra gli stili di vita e la salvaguardia dell'ambiente. Se pensiamo che da un lato noi produciamo 15 milioni di tonnellate di plastica per imballaggi, per avere le verdure fresche, pronte, lavate da essere consumate, e tante altre forme di packaging che hanno la loro convenienza ma hanno un forte impatto ambientale, e allo stesso tempo in agricoltura cerchiamo di sequestrare il carbonio mantenendo la sostanza organica del suolo e di adottare una serie di processi che in qualche maniera riducano l'impatto sul clima del processo produttivo. È ovvio che anche nel processo produttivo in agricoltura le pratiche agricole possono avere effetti diversi sui cambiamenti climatici. Se pensiamo all'abbandono delle aree agricole marginali, il degrado dei suoli, mantenere la sostanza organica nei suoli ha un costo, e spesso si preferiscono tecniche intensive piuttosto che la salvaguardia della fertilità del suolo, della fertilità integrale del suolo, il sequestro del carbonio. E qui c'è un grafico di una serie di stime di serre marginali che sono state abbandonate o sono marginali in agricoltura, ma che in un futuro non troppo lontano probabilmente dovremo riconsiderare, perché sarà necessario di più suolo agricolo da mettere a coltura. Sarò velocissimo nelle prossime slide. Una breve parola sulla bioeconomia, che è trattata approfonditamente nel nostro position paper, perché la bioeconomia in qualche maniera è stata quella che ha gettato le basi un po' della circular economy, e quindi The Economy Strategy del 2012 e la Circular Economy Action Plan hanno in qualche modo, successivo alla Bioeconomy Strategy, hanno in qualche modo una serie di argomenti comuni relativi alla gestione dei rifiuti alimentari, le biomasse, i bioprodotti, l'approccio di filiera e diciamo, l'uso e la valorizzazione a cascata delle biomasse. Chiuderò presentandovi due casi studio, uno che riguarda un sistema agricolo molto semplice,
dove qui sono elencate quelle che sono le principali tecnologie implementate, quindi l'installazione di impianti solari fotovoltaici, la coltivazione di piante oleaginose e la raccolta in qualche maniera di materiali residuali solidi, entrambi dedicati all'alimentazione di motori termici in assetto cogenerativo. Il compostaggio dei materiali residuali per reinserirli nel ciclo produttivo, l'utilizzazione dell'energia termica e della CO2 in quella che praticamente noi chiamiamo the green farm, cioè praticamente un'azienda in cui la produzione in serra si giova di produzioni di biomassa limitrofe per alimentare un impianto di cogenerazione che genera temperatura e CO2 che andrà ad alimentare la terra in qualche modo, e il prodotto di scarto verrà utilizzato, il biochar verrà utilizzato come fertilizzante. Qua si tratta di fare il dimensionamento giusto e anche, diciamo, l'inquadramento sociale di questo tipo di green farm, però vi dà un'idea di come praticamente si possono creare situazioni in cui la circolarità è percepibile ed è misurabile. Un altro esempio che voglio farvi e ci porta verso un modello un pochettino diverso, è quello della filiera pioppo-legno. È un caso studio, ma riguarda molte altre filiere dove abbiamo della sostanza organica, dei sistemi in cui la sostanza organica possa essere immobilizzata, quindi la CO2, per un periodo più lungo. Il pioppo è un caso studio, è un modello ideale perché il 50% viene utilizzato nella produzione di manufatti, il 50% degli scarti viene utilizzato nella produzione di pallet, e questi vanno nel riciclo, diciamo, in maniera quasi infinita. Per cui, perché il pioppo è importante per questo scopo? Perché il pioppo, oltre a fissare CO2, come tutte le colture arboree, le colture erbacee e le colture forestali in genere, nella produzione del manufatto la stabilizza questa CO2 e la sottrae all'ambiente. Il pioppo ha un ciclo di vita molto breve rispetto ad altre colture arboree da legno, circa 10 anni, e quindi noi fissiamo CO2 e la sottraiamo, e quindi il pioppo queste colture hanno un doppio servizio: hanno un servizio per la produzione di manufatti e anche di immobilizzazione del tempo della CO2. Il valore dei servizi ecosistemici è sempre più importante in agricoltura e dà la necessità fondamentale di essere quantificato per poterlo mettere in un sistema di mercato. Noi abbiamo prodotto due report ultimamente su questo argomento, e nel secondo si parla appunto di come preservare l'ambiente nel mercato reale, dando un valore concreto a quelli che sono i servizi ecosistemici, quali la fissazione di CO2, che vengono prodotti nelle attività agricole. E questo è soltanto uno spunto per farvi capire che alcuni prodotti, alcuni manufatti, sono a costo zero dal punto di vista, hanno un bilancio pari a zero dal punto di vista della CO2. Qua, per esempio, pensiamo a una scrivania scolastica: questa è la CO2 necessaria per produrla, quindi emessa durante la produzione, e questa è quella che viene fissata. Per i pannelli di trucciolato, questa è la CO2 che viene emessa durante la produzione. Qua addirittura abbiamo quasi un bilancio positivo, se ne fissa più di quella che viene prodotta. Questo è molto importante perché questo aspetto nel sistema agroforestale è trattato in maniera ancora marginale, cioè la possibilità di valorizzare attraverso strumenti finanziari questi che sono servizi aggiuntivi rispetto alla produzione primaria, quindi al prodotto. Quindi la capacità di contribuire all'ambiente di certi sistemi produttivi è parte di una discussione in atto su come valorizzarli, come farli diventare crediti e in qualche maniera crediti vendibili, crediti che possono essere comprati, crediti di carbonio che possono essere oggetto di transazione. Il mercato dei green bond, giusto per darvi un'idea, emessi sul mercato finanziario nel 2019 era intorno ai 225 miliardi, anche se lo strumento delle obbligazioni, diciamo, deve essere ulteriormente affinato. Qui andrò velocemente su quello che è adesso l'interesse della Commissione europea su questo aspetto, cioè sulla possibilità di creare una finanza, tra virgolette, sostenibile e l'impiego di strumenti finanziari che
che valorizzino quei processi produttivi che danno un contributo quantificabile all'ambiente. E quindi la quantificazione di tutti i servizi ecosistemici, il sistema agroforestale, non soltanto quello di cui vi ho parlato, la fissazione di CO2 e quindi il contributo all'abbassamento dei livelli di CO2 ambientale, è un oggetto di discussione molto, molto attivo, molto presente. Questa è una comunicazione della Commissione europea del 17 settembre 2020, dove si sottolinea appunto questo aspetto. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Stefania perché ci faccia una 10-15 minuti di presentazione sul sistema agroalimentare italiano rispetto a quello europeo. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Albino, sono Stefania Trenti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo è già stata nominata prima come sponsor di questa iniziativa e anche noi come Direzione Studi e Ricerche abbiamo contribuito a diversi tavoli di lavoro, tra cui questo relativo alla filiera agroalimentare. Immagino che voi vediate le mie slide, chiedo semplicemente una conferma alla regia e Sì, le vediamo, Stefania. vi presenterò un estratto di quello che è il nostro sesto rapporto sulla bioeconomia, che è già stata citata prima, è l'insieme di quelle attività che si basano su risorse naturali di origine biologica e rinnovabili. Siamo arrivati alla sesta edizione, lo realizziamo insieme alla Sobiotech e al Cluster Spring, e quest'anno abbiamo voluto, tra le altre cose, oltre a riquantificare il peso della bioeconomia nei diversi paesi europei, abbiamo deciso proprio di fare un focus sulla filiera agroalimentare, che è un po' il cuore della bioeconomia in tutti i paesi europei. È, diciamo, il settore principale che costituisce davvero l'ossatura. E l'obiettivo del mio intervento in realtà è di cogliere all'interno del rapporto quelli che sono degli elementi che noi riteniamo importanti per qualsiasi tipo di policy che intenda agire su questo settore, perché è un settore chiave sia all'interno della bioeconomia, ma è anche un settore chiave per innumerevoli altri motivi. All'interno del rapporto c'è una ricostruzione delle filiere globali del valore attraverso delle matrici input-output che ci consentono di tener conto del valore aggiunto complessivo che danno le diverse filiere, per cui in termini di valore aggiunto diretto, cioè quello che loro producono, ma anche come contribuiscono e quali settori contribuiscono, altri settori contribuiscono alla filiera agri-food. Ed è fondamentale ricordarsi, a nostro avviso, che comunque l'Europa gioca un ruolo di primo piano in questo senso anche a livello mondiale, cioè siamo subito sotto la Cina, che evidentemente domina sulla filiera banalmente per motivi demografici, ma siamo subito al di sotto, se pre l'Europa presa nel suo complesso, subito al di sotto della Cina e addirittura balza al primo posto, se noi consideriamo solo la fase di trasformazione dei prodotti alimentari. Questo comunque l'Europa, ma anche il nostro paese, dà un grande contributo a questa forza europea nell'ambito della filiera agroalimentare, sicuramente appunto tramite proprio valore aggiunto diretto, un pochino meno al nostro peso in termini di occupazione, ma perché sappiamo che in realtà ci sono realtà, in particolare nell'est Europa, in cui diciamo la produttività è più bassa, hanno un maggiore peso in termini occupazionali. E quello che ci ha abbastanza stupito, ma che inizia a introdurre quella che è una delle caratteristiche fondamentali a nostro avviso, in particolare nel disegnare delle policy della filiera in ottica circolare, ed è il discorso territoriale, cioè il nostro paese partecipa alla formazione del valore aggiunto complessivo europeo attraverso in particolare la forza dei suoi territori, cioè 6 regioni sulle top 15 regioni europee in termini di valore aggiunto del settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, ben 6 sono italiane. Ed è l'agri-food italiano, esprime tutta una serie di valori, ha una serie di specificità nel contesto europeo, sicuramente esprime un'elevata biodiversità,
la possiamo misurare in diversi modi, ma ha già solo come indicatore il fatto che abbiamo un peso dei boschi sulla superficie agricola totale superiore, nettamente superiore agli altri paesi, e mi ricollego anche a quanto è stato detto prima sulla filiera del pioppo, perché spesso poi sono anche attività correlate all'attività economica. Abbiamo un elevato peso delle attività secondarie, tra cui c'è anche la gestione e la valorizzazione del paesaggio, per cui spicchiamo anche in questo senso, e a differenza di praticamente tutti gli altri paesi europei, abbiamo una matrice di prodotto sia agricola che poi nella trasformazione di prodotti alimentari estremamente densa, cioè anche grazie a un'orografia straordinaria dalle Alpi fino a contesti mediterranei, l'Italia spicca nel contesto europeo per l'estrema varietà delle proprie produzioni, e anche questo è un asset importante che a nostro avviso occorre considerare con grande attenzione e valorizzare in un'ottica di disegno di qualsiasi stimolo alla circolarità. Cioè, stiamo parlando di una varietà enorme, noi parliamo di una filiera agroalimentare, invece al suo interno, soprattutto nel contesto italiano, ci sono diversissime filiere con specificità e problematiche differenti. L'altra caratteristica italiana è la qualità, ma questo la ritroviamo su una molteplicità di settori. Anche nel mondo dell'agri-food l'Italia spicca per aver puntato molto sugli aspetti qualitativi, che siano veicolati attraverso le denominazioni di origine e la specificità territoriale. L'Italia è uno dei paesi che ha puntato maggiormente su questo tipo di comunicazione del proprio livello qualitativo, ma anche se noi facciamo, come abbiamo fatto all'interno del rapporto, una classificazione per esempio delle nostre export in relazione alla gamma qualitativa, vediamo che l'Italia addirittura risulta essere il terzo esportatore mondiale di prodotti alimentari di fascia alta, per cui i numeri ci sono, abbiamo questa specializzazione e dobbiamo continuare, mi viene da dire, continuare a tenercela. Tutto ciò a fronte di un tessuto produttivo che anche qui presenta delle peculiarità, al pari di moltissimi altri settori. Il tessuto produttivo della filiera agri-food italiana, sia sul lato agricolo sia sul lato di trasformazione industriale, è estremamente frammentato. Stiamo parlando di realtà molto piccole, anche qui da un punto di vista agricolo evidentemente gioca la nostra specificità da un punto di vista di orografica, di come è fatto il nostro territorio, ma anche come è fatta la nostra storia, e per cui abbiamo delle proprietà, la dimensione media delle nostre aziende agricole misurata in ettari per azienda è nettamente più bassa di quello che si riscontra negli altri paesi europei. Al tempo stesso, e allo stesso modo nel settore alimentare, abbiamo una numerosità elevatissima di piccole e piccolissime imprese. Al tempo stesso però è bene sottolineare, ed è anche importante nell'ottica di disegnare delle policy ad hoc, spesso il nostro paese, le nostre filiere hanno poi a valle, nella fase di trasformazione, dei grandi capi filiera, delle aziende di medio-grandi dimensioni, dei player con un'espansione globale, con un'ottica globale, che consentono anche di ottenere, di avere degli ottimi risultati da un punto di vista dell'innovazione tecnologica. Cioè il fatto di essere prevalentemente piccoli non ha impedito al nostro paese, come invece spesso accade in altri contesti, di esprimere una grande attenzione all'innovazione tecnologica, sia con le spese di sviluppo, ricerca e sviluppo di tipo formalizzato, sia anche, se noi guardiamo, con la quota di imprese che ha introdotto delle innovazioni. Per cui si tratta comunque di un sistema sì ancorato alla tradizione, sì ancorato alle proprie ai propri territori, ma al tempo stesso è un settore, è un tessuto economico che è molto propenso ed è pronto all'innovazione. C'è poi un altro aspetto importante che è emerso dalla nostra ricerca, che è una forte attenzione alle tematiche di tipo ambientale. In questo caso in particolare ci riferiamo al mondo delle certificazioni biologiche, che non esauriscono assolutamente il tema, su cui non entro nei dettagli, però si
si vede molto chiaramente che comunque l'Italia ha fatto dei passi avanti notevoli e anche al contesto europeo è uno dei paesi che maggiormente ha puntato su questo genere di strategia e di attività e di considerazione delle tematiche ambientali e questo ha avuto un impatto positivo poi anche sulle performance delle imprese che hanno adottato queste strategie. Abbiamo attraverso i nostri archivi anche dei dati relativi ai bilanci che come banca evidentemente conserviamo e utilizziamo noi come anche per scopi di ricerca, abbiamo riscontrato come le aziende che hanno agroalimentari, per cui tutta la filiera che hanno delle certificazioni biologiche hanno avuto maggiore successo sui mercati attraverso una maggiore crescita del fatturato e hanno avuto anche poi delle performance di tipo reddituale anche migliore. In particolare l'impatto positivo della certificazione biologica è sul mondo delle imprese più piccole che attraverso questo genere di strategie riescono anche ad affermarsi meglio sui mercati. L'agroalimentare italiano per cui ha un ruolo importante e ha delle specificità nel contesto europeo, contesto europeo in cui è bene anche in questo senso ricordare, noi non siamo però da soli, all'interno della nostra filiera agri-food in realtà abbiamo dei contributi che arrivano da altri paesi, così come noi diamo dei contributi a altri contesti europei dell'agro della filiera agroalimentare, in realtà negli ultimi anni l'integrazione tra paesi europei è proseguita ed è aumentata anche nel contesto agroalimentare. Parliamo di filiere globali in moltissimi altri settori e lo diamo per scontato. Dovremmo ricordarci che anche l'agri-food è comunque un contesto, lavoriamo in un contesto aperto e anche la filiera agri-food italiana ha nel corso del tempo raggiunto una maggiore integrazione con i nostri partner europei e il contributo diciamo interamente nazionale, domestico alla formazione del nostro valore aggiunto è diminuito nel corso degli anni grazie appunto a questo processo di integrazione europea. I principali paesi che contribuiscono alla nostra filiera agri-food sono comunque europei, comunque rimane una forte base nazionale, ma è bene ricordarci anche che lavoriamo in un contesto di economie aperte e riteniamo fondamentale per continuare a sviluppare il mondo dell'agri-food, soprattutto in un'ottica circolare, tenere conto appunto di queste logiche di filiera, di logiche di filiera integrate. Nel corso degli ultimi anni i nostri trasformatori, produttori di beni alimentari hanno fortemente aumentato la loro propensione a vendere prodotti sui mercati internazionali, a questo si è tradotto in un incremento significativo del nostro saldo relativo ai prodotti alimentari. In una prima fase c'è stato in realtà questo poi si è tradotto dall'altro lato della medaglia in un peggioramento del nostro saldo per quanto riguarda i prodotti a monte della filiera agricola. Nei dati del 2019 ci fanno capire che alla fine il saldo positivo da una parte e il saldo negativo dall'altra si equivalgono, cosa che comunque è un dato importante perché solo qualche anno fa, solo 10 anni fa, nel 2008, il nostro deficit come paese della filiera, intera filiera agri-food era sui 7 miliardi, abbiamo raggiunto la sostanziale parità della neutralità del nostro surplus, però creando questa divaricazione tra la componente a valle e la componente a monte. È una logica di filiera che però è come dire, la chiave di qualsiasi progetto in un'ottica di circolarità. Sarà molto rapida perché molte delle cose sono già state ricordate a questo proposito e stiamo ragionando comunque se dobbiamo adottare una logica di filiera, come correttamente è stato già messo in luce, non esiste solo il produttore a monte, non esiste solo il trasformatore, ma esistono anche i consumatori. La maggior parte dei rifiuti agroalimentari in realtà provengono di fatto dalle famiglie che sono gli utilizzatori finali c'è una grandissima differenza in ottica anche circolare nella capacità poi di raccogliere in maniera differenziata i prodotti agroalimentari, i rifiuti organici.
Questo spiega in parte la classifica buona che ci vede tra i principali paesi europei in un'ottica circolare, però attenzione che anche qui ritorna al territorio, la situazione non è la stessa nelle diverse regioni europee, persistono all'interno del nostro paese significative differenze a livello territoriale sul trattamento chiaramente il riciclo è l'elemento chiave e in particolare, vedevamo anche prima, la produzione di compost. L'altro tema chiave che è già stato messo in luce proprio in un'ottica complessiva anche di ragionamento in cui includiamo il mondo delle famiglie, il mondo dei consumatori, sono i ragionamenti relativi agli sprechi alimentari definiti in modi diversi, non stiamo a entrare in questi dettagli. L'altro aspetto che abbiamo messo in luce, che è comunque importante sottolineare, è il dato relativo all'impatto del mondo agricolo come produttore di emissioni di gas serra. Anche questo è già stato ricordato, ci tengo a dire che appunto anche da questo punto di vista sia il settore a monte, che è illustrato in questa slide, che poi il settore alimentare a valle della trasformazione presentano nel contesto europeo una bassa intensità di emissioni di gas serra. È anche questo un asset importante che già abbiamo, su cui poi possiamo anche costruire ulteriori passi in avanti. L'ulteriore elemento che ci tengo a considerare, ma perché effettivamente qualsiasi ragionamento di policy in ottica circolare deve forzatamente tenere tutti gli elementi di tutta la filiera a bordo, è il mondo dell'acqua, cioè il settore alimentare, acqua che è un asset chiave, un asset cruciale anche in prospettiva anche in questo senso il settore e la filiera agroalimentare possono dare un grandissimo contributo e soprattutto il settore agricolo può dare un significativo contributo in termini di riuso delle risorse idriche che diventano sempre più scarse e cruciali. Quale futuro? Lascio la parola a Danilo De Marchi. Il senso del mio intervento era mettere in luce alcune specificità, qualità, storia, importanza dei territori, attenzione contemporaneamente sia all'innovazione tecnologica che all'ambiente, fattori che diventano chiave e importanti nel momento in cui si decide di spingere sulla leva della circolarità che ha bisogno sia di innovazione tecnologica che di una forte sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali. E io con questo chiudo. Grazie. Grazie Stefania. Passo io, penso sì, vedo che posso farlo. Dovreste vedere il mio schermo, il mio PowerPoint. Confermi Giampiero? Sì, confermo. Allora, inizio. Grazie. E io mi collego proprio alle due interventi precedenti per quanto riguarda come perfettamente hanno i due colleghi inserito e descritto l'ambiente nel quale io cercherò brevemente di andare a dire qual è la mia visione per applicare la tecnologia e prendo due punti, due concetti fondamentali che sono stati citati. Filiera e circolarità. Sono le due cose nella quale la tecnologia può dare assolutamente il suo contributo ed ecco perché cito questi multicicli tecnologici che adesso andrò a descrivervi più nel dettaglio. Allora, innanzitutto la mia visione del perché servono le tecnologie digitali, poi usiamo la parola digitale così per prendere il concetto, ovviamente non vuol dire solo digitale, vuol dire analogica, vuol dire tecnologie legate a sistemi neuromorfici, bioispirati, insomma ormai di soluzioni che sono sul campo utili, ce ne sono numerose, ma tecnologie digitali intendono appunto le tecnologie utili basate sull'elettronica, basate sull'informatica, basate su quella che è genericamente indicata come ICT. Queste soluzioni, queste tecnologie ci permettono di mettere in campo soluzioni che sono flessibili,
distribuite sul territorio e soprattutto a basso costo, cioè che sono tre aspetti nei quali la tecnologia può oggi dare il proprio contributo. Se siamo oggi a cominciare a ragionare di applicare queste tecnologie all'agricoltura è perché in effetti fino a qualche anno fa non esistevano tecnologicamente le possibilità di farlo. Oggi ci sono, proprio perché grazie alle tecnologie ICT noi possiamo ottimizzare l'uso dei nutrienti, delle risorse in generale. È stato citato l'importanza fondamentale dell'acqua, ma possiamo andare ovviamente a ridurre trattamenti chimici a qualsiasi livello della catena, quindi nella coltivazione, nella lavorazione, nella conservazione. Però soprattutto anche arrivare direttamente agli utenti finali. Gli utenti finali non sono solo i consumatori, ma sono anche i coltivatori, sono gli industriali che lavorano nella catena del cibo. E questo per permettere loro di ottimizzare le loro decisioni. E chiaramente l'intelligenza artificiale può avere e deve avere un importante, dare un importante contributo. E tutto questo però, perché funzioni, deve essere guidato principalmente da un'automatizzazione di questa informazione, un'automatizzazione di questo scambio di informazioni. A volte non sempre, però comunque deve esserci un asse portante che deve generare automaticamente dati, deve generare automaticamente elaborazioni, deve generare automaticamente informazioni utili. E qui avete la catena classica che è stata ovviamente già riportata, cioè noi abbiamo la classica catena di produzione, preparazione, distribuzione e vendita. Però sempre di più diventa, e parliamo appunto qua della circolarità necessaria, a livello tecnologico io devo poter mettere in piedi ecco, dei cicli tecnologici chiusi che dal passo successivo riportano indietro, per esempio nella preparazione dei cibi, dire quali siano le migliori tecniche per poter produrre in modo utile al passo successivo i miei prodotti. La distribuzione deve poter dare all'indietro delle informazioni per far sì che la preparazione sia ottimizzata per il successivo trasporto. Poi la vendita, arrivati in fondo in cui appunto l'obiettivo di tutti è rendere i clienti soddisfatti del prodotto, chiaramente ha interazioni all'indietro a tutti i livelli, cioè indietro per quanto riguarda il trasporto, per cui andare ad indicare quali siano i metodi di distribuzione migliore per poter arrivare al supermercato, arrivare nei centri di vendita e sul tavolo degli utenti finali con i migliori prodotti. Però deve dare assolutamente delle informazioni all'inizio della catena per poter indicare quali siano anche qui le metodologie migliori, non solo per arrivare alla qualità, ma anche per soddisfare quelle che sono le richieste, definiamole pure psicologiche, di gusto, non solo in termini di gusto di cibo, ma anche di piacevolezza dell'avere accesso a determinate possibilità, e non solo anche di gusto, ma anche etiche, no? Sappiamo benissimo l'importanza che giustamente stanno prendendo certi tipi di coltivazioni. E chiaramente, non ultimo, anche delle informazioni che devono ritornare dall'ultimo passo della vendita, legate alla individuazione di problemi pratici che stanno nella preparazione, nel packaging. Allora, vedete, quindi qui non ho coperto tutto, ma questi diversi cicli tecnologici non sono solo una circolarità, diciamo, di informazione, ma sono anche una circolarità realizzativa, implementativa, che a noi tecnologi viene richiesta per poter mettere tutto insieme. Cioè, il messaggio che io voglio passare oggi è che è il sistema che vi permette di far sì che il tutto sia ottimizzato e funzioni. E quindi tutti questi attori, tutte queste informazioni devono poter essere scambiate e trasferite correttamente.
Quindi cosa dobbiamo fare? Beh, ovviamente dobbiamo utilizzare le nostre tecnologie innanzitutto per monitorare i parametri su tutti questi diversi livelli e le dobbiamo trasferire in modo ovviamente il più ottimizzato possibile e soprattutto abbiamo la possibilità oggi di avere tutto in tempo reale, quindi possiamo chiudere quasi immediatamente la catena della che porta poi a delle decisioni utili. E poi fondamentale la creazione di banche dati che io auspicherei fossero anche pubbliche, in modo tale da poter condividere le informazioni che ci sono sul territorio, che ci sono su tutti gli aspetti della catena agroalimentare, perché grazie a queste informazioni noi possiamo avere nelle nostre mani i dati utili per poter prendere le decisioni corrette. E come possiamo farlo? Beh, quali sono tecnologicamente, e dopo darò qualche dettaglio ulteriore, sicuramente mi servono i sensori, multisensori, sensori a tutti i livelli per poter estrarre le informazioni utili. E questi devono passare le loro informazioni a dei sistemi elettronici intelligenti che hanno a bordo una intelligenza artificiale che elabora i dati e poi anche dobbiamo arrivare in fondo alla catena presentando i nostri dati, le nostre risultanze in modo intuitivo. Non dobbiamo avere degli esperti di informatica piuttosto che di elettronica che analizzano, assolutamente il contrario. E noi dobbiamo dare delle informazioni utili e qui l'intelligenza artificiale riesce ad aiutarci nell'estrarre veramente le cose utili, degli allarmi, delle informazioni utili a prendere le decisioni. Chiaramente il tutto utilizzando i canali di comunicazione che oggi abbiamo a disposizione e che sono potentissimi. Però per farlo la chiave di tutto è, ripeto, il sistema e soprattutto i tecnologi come me devono ascoltare con grandissima attenzione gli utenti finali di tutti i livelli della catena per poter avere ciò che serve, per poter realizzare veramente ciò che serve nella realtà. Però in primis cosa vedo io che serva? Beh, tutto si basa sul fatto che noi dobbiamo avere i dati per prendere le decisioni. Quindi dobbiamo raccogliere dati, raccogliere dati, raccogliere dati. La base di partenza di questa struttura è il fatto di avere nelle nostre mani i dati necessari e utili per prendere le giuste decisioni. Quindi, una volta raccolti i nostri dati, possiamo avere e dobbiamo avere delle elaborazioni locali. Cosa intendo? Intendo avere direttamente sul campo già una piccola intelligenza che mi permette di ottimizzare il trasferimento, ad esempio, delle informazioni. E qui io parlo chiaramente delle tecnologie dei sensori, parlo dell'Internet of Things e parlo anche qui di un'intelligenza artificiale molto semplice a questo livello, che può servire a rendere i nostri dispositivi, che nell'agricoltura, in questo caso se parliamo di agricoltura, devono essere a basso costo e a basso consumo. Tutto questo insieme chiaramente deve poi essere trasmesso e le trasmissioni, le reti di trasmissione, dipendentemente dal livello della catena in cui siamo, partiamo da sistemi di trasmissione più a basso consumo, che sono LoRa, che sono il Bluetooth Low Energy, ci sono anche nella ricerca nuovi canali di comunicazione che migliorano le prestazioni in termini di basso consumo, basso costo. Chiaramente il 5G avrà un impatto indubbio anche sulla catena agroalimentare e il tutto ovviamente deve essere condiviso perché deve essere tutto interconnesso a tutti i livelli. Nell'elaborazione, che anche qui cominciano a comparire dei loop al contrario, delle frecce che tornano indietro, perché deve esserci anche qui una circolarità
nelle informazioni e io elaborando i dati mi rendo conto come posso migliorarne la trasmissione, come posso raccoglierli meglio per poter estrarre i dati da dare in pasto di nuovo all'intelligenza artificiale, che qui sicuramente va a mettere in piedi algoritmi ed elaborazioni più complesse, perché magari qui siamo a livello di calcolatori, e anche tutti quelli che sono i big data, perché nell'agricoltura e in tutta la catena, ma chiaramente partendo fin dal basso, potrete immaginare che i dati che sono raccolti sono enormi e soprattutto noi parliamo di stagionalità, quindi non parliamo solo di numerosità di dati puntuali, ma anche di numerosità di dati nel tempo. Io ho bisogno del lungo tempo per capire quali decisioni prendere. E in ultimo, non, assolutamente non ultimo, la presentazione. E la presentazione deve dare contributi indietro di nuovo a tutti i livelli, perché è il modo di presentare i dati che renderà il nostro quello che vogliamo implementare efficiente ed efficace. Quindi usare dispositivi semplici, quindi portatili, per generare rapporti, generare allarmi, generare avvisi. E tutto questo deve arrivare a supportare decisioni e che vanno ad ottimizzare tutto il processo. Qual è la situazione attuale che, grazie a uno studio del Politecnico di Milano, abbiamo e che vi presento? Come vedete, in questo momento gli ambiti applicativi, parliamo di startup nella smart agri-food, sono molto concentrate sul livello ultimo della catena, cioè sull'e-commerce, sulla vendita, abbastanza sull'agricoltura, molto meno su tutti gli altri aspetti. E come vedete, anche in termini di offerta delle startup sulle tipologie di tecnologie, chiaramente la fa da padrone, è giusto che lo faccia, l'elaborazione, le tecnologie legate ai dati, ma se metto insieme i due numeri, 74% con il 70% dell'e-commerce, significa che molto viene fatto a livello di vendita, a livello di e-commerce. Questo, a mio parere, va benissimo, però deve far sì che anche gli altri aspetti che sono qui citati riemergano dal 2%, dal 4%, dal 2%, dall'1%, perché il sistema funziona se tutti i livelli generano e hanno sufficienti informazioni, sufficienti capacità per poter gestire correttamente ed ottenere i risultati sperati. Quindi, secondo me, per concludere, l'impatto tecnologico deve avvenire su tutta la catena e non lo è ancora, quindi un'azione governativa, un'azione centrale è sicuramente efficace per poter guidare il percorso tecnologico in questa direzione, perché noi dobbiamo avere un efficiente scambio di informazioni e di interazioni tra i vari livelli, e quello che aiutano sicuramente le tecnologie è che ci mettono oggi nella condizione di avere quasi in tempo reale praticamente tutte le informazioni utili, che a volte non sono necessarie, però spesso lo possono anche essere. E oggi abbiamo tecnologie, come vi dicevo, l'importanza dei big data, quindi per elaborare grandi dati e anche e soprattutto per poter elaborare lunghi orizzonti temporali. E quindi io mi aspetto da ricercatore che ci possa essere un'azione concertata di supporto alla ricerca e allo sviluppo industriale, guidando proprio la tecnologia a dedicarsi, e la tecnologia intendo la ricerca, ma anche la tecnologia industriale, la ricerca industriale, a mettere in piedi questa catena che io definisco multiciclo. Con questo ho concluso e spero di essere stato capace di trasferirvi il mio pensiero. Grazie a tutti. Grazie Danilo, grazie Stefania per le presentazioni puntuali e molto chiare. E a questo punto, Matteo, credo che si può aprire il dibattito per gli interventi dei partecipanti. Non so se Giampiero ti risultano delle richieste nella chat.
Io ne vedo. Domande, sì, nel Q&A. Nella sessione Q&A ci sono delle domande da parte dei partecipanti. Ok, sì. Domanda di Emanuele Ingellis. Sì. Ok. No, sì, però in realtà mi pare che lui voglia avere le slide. Sì. No, ce n'è un'altra però, sempre sua. Si diceva in precedenza la dimensione delle aziende italiane, soprattutto rispetto ai competitor europei, è ridotta. Questo determina una difficoltà di introduzione di innovazioni tecnologiche data la diffidenza. Come si sovverte la situazione? Chiede. Sì, esatto. Questo peraltro era un tema sul quale credo sia importante tornare, perché una delle aree in cui abbiamo lavorato è proprio quello del favorire la transizione verso l'economia circolare delle medie e piccole imprese. Sappiamo che ormai appunto i grandi gruppi sono molto sensibili all'economia circolare e più in generale ad una gestione in chiave di sostenibilità dell'impresa. La sfida si pone per le aziende minori che hanno da un lato anche minore capacità organizzativa, gestionale, minore accesso alle risorse finanziarie per realizzare gli investimenti, per certi versi anche minore capacità poi di sfruttare i vantaggi di lungo termine che derivano appunto dall'adozione delle tecnologie innovative. Quindi forse questo è un po' il tema che ha trattato il professor De Marchi, a cui forse rivolgiamo quindi questa considerazione, questa problematica. Abbiamo visto che le tecnologie, la digitalizzazione, la robotica offrono enormi opportunità per raggiungere obiettivi ambientali, di circolarità e anche di business, ma richiedono una capacità di accesso e di utilizzazione di queste tecnologie. Come risolvere il problema invece per le aziende minori, che peraltro nel comparto agroindustriale sono la stragrande maggioranza, con un peso ancora maggiore di quello che possiamo avere in altri settori? Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'accettazione della tecnologia, sono arrivato all'agricoltura, ma ho avuto un lungo periodo della mia carriera in cui ho lavorato su applicazioni biomediche e soprattutto ho lavorato molto su sistemi impiantabili, quindi inserire dentro il corpo umano dei pezzi di elettronica, ecco, quindi capirete che come impatto è tutt'altro che indifferente. Beh, quello che io ho visto nella mia esperienza è che funziona nel momento in cui tu fai vedere che c'è un vantaggio, cioè la chiave di tutto è semplice, è far vedere all'utente, e quindi parliamo dell'agricoltore piuttosto che l'industriale, piuttosto che il venditore, che la tecnologia può dare loro un beneficio. E questo si può fare, e rispondo anche, ho visto un'altra domanda, sono presenti misure del PSR che incentivino l'economia circolare? Secondo me il contributo del finanziamento, quindi dello Stato che aiuta e spinge le cose in una certa direzione, secondo me è ovviamente strategico, perché permette a noi di mettere in piedi delle soluzioni che dimostrano l'efficacia. Per esempio al Politecnico di Torino stiamo aprendo un centro nella sede di Mondovì, che è in mezzo alla campagna cuneesi, dedicata all'agricoltura, dove il laboratorio sarà quello che viene definito una vetrina delle tecnologie, cioè un living lab oggi li chiamano. Quindi la direzione di far vedere, condivido che il convincimento è una delle azioni assolutamente da fare, perché non ci siamo ancora, però vedo un buon percorso in questa direzione. Mi sembra molto interessante. Se posso aggiungere
qualche cosa su questo aspetto più specifico? Come dicevo prima, in realtà a nostro avviso, nonostante la piccola dimensione media delle nostre imprese, in realtà l'Italia ha già una buona propensione anche nelle piccole e medie imprese all'adozione di soluzioni tecnologiche. Un aspetto che riteniamo rilevante sottolineare è che la stessa i risultati che ho mostrato per la propensione alle certificazioni ambientali, per cui migliori risultati in termini di crescita del fatturato, migliori risultati in termini di redditività, noi li riscontriamo anche per gli aspetti relativi all'innovazione. E tra gli altri incentivi che, oltre a quelli statali, oltre a quelli della maggiore diffusione di conoscenze, eccetera, eccetera, anche noi come sistema bancario abbiamo questo genere, perlomeno Intesa San Paolo, ha fortemente a cuore, quando analizza i progetti, gli aspetti innovativi e questa propensione all'innovazione è considerata all'interno delle nostre decisioni da un punto di vista creditizio. L'altro aspetto che stiamo analizzando nelle nostre ricerche è che vale sia per il mondo dell'agricoltura, ma vale anche per il mondo della trasformazione agroalimentare, è che il sistema produttivo italiano nel suo complesso sta vivendo proprio in concomitanza, tra l'altro, con questa crisi epocale che noi siamo, su cui stiamo ragionando giorno per giorno, anche un forte ricambio generazionale. Cioè, il nostro sistema sia agricolo che industriale è molto basato ancora su quelle che è l'eredità degli anni di forte crescita precedenti. Abbiamo una percentuale estremamente elevata di capi azienda sopra i 65 anni, addirittura sopra i 70 anni, lo stiamo vivendo. Pensiamo che anche in questo senso un ricambio generazionale con l'arrivo delle nuove generazioni come responsabili di azienda possano dare un grandissimo contributo, cioè che sia il momento giusto anche per cercare di stimolare ulteriormente questi comportamenti virtuosi, sia da un punto di vista ambientale che dell'innovazione tecnologica. Se posso integrare una cosa per quanto riguarda le piccole imprese, se, spero di essere stato chiaro nel descrivervi come secondo me ci sono oggi veramente un infinito numero di opportunità per innovare, perché servono nuove soluzioni nell'agricoltura, nella catena. E le innovazioni, lo vedo per esperienza, arrivano dalle piccole imprese. Le grandi imprese spesso hanno una difficoltà di tempistiche nel rinnovare in modo veloce, quindi la flessibilità e la velocità di reazione delle piccole imprese è, secondo me, un asset importantissimo. Quindi è l'esatto, secondo me, contrario, cioè servono piccole imprese snelle di giovani che abbiano idee nuove per poter dare un impatto importante. E poi certo queste soluzioni verranno integrate, verranno portate alle grandi aziende, ma non vedo Beh, assolutamente negativo sì, questo aspetto. adesso diciamo che come è noto c'è un dibattito da 40 anni nella letteratura aziendale se è più innovativa la piccola impresa grazie alla sua rapidità, capacità di cogliere appunto stimoli nuovi del mercato o in realtà la grande impresa, perché l'innovazione, il breakthrough tecnologico deriva da una intensa attività di ricerca di base che richiede forti investimenti ed è molto a rischio e quindi ovviamente non è alla portata soltanto, non solo della grande, della grandissima impresa. La piccola impresa è spesso ha una capacità di innovazione, come sappiamo, cosiddetta incrementale, a volte poi riesce anche a trovare. Però adesso non entriamo in questo dibattito. Credo sia molto importante però la prospettiva che voi ci state dando comunque di una piccola impresa nell'agroindustria che è molto dinamica e entro certi limiti anche innovativa. D'altro canto ricordo il rapporto che proprio la settimana scorsa è stato presentato da Unioncamere e Fondazione Symbol a Green Italy proprio sul sistema delle imprese cosiddette green, delle medie e piccole imprese, e in quel rapporto effettivamente emerge l'esistenza di un nucleo consistente in tutti i settori, peraltro, di piccole e medie imprese molto orientate all'innovazione sostenibile, all'innovazione circolare.
È anche vero poi che, però, se andiamo a vedere i dati statistici, come dire, il grosso della piccola e della microimpresa, anche perché opera magari in settori più maturi, ancora deve fare molti passi in avanti. C'è forse qualche. Matteo, Prego. volevo rispondere velocemente nella Q&A section. Ci stava una domanda: se ci fossero strumenti finanziari nell'ambito della PAC, della politica agricola comunitaria. Sì, sicuramente ce ne sono tanti, tutte le misure green, no? Da implementare in agricoltura rientrano nella circular economy e molte altre. In realtà si sta facendo uno sforzo notevole al momento di allineare proprio quelli che sono i principi della politica agricola comunitaria al New Green Deal che la Commissione sta sostenendo, portando avanti, pubblicizzando e ponendo come base dell'economia del futuro, insomma, in qualche modo. Quindi sì, la risposta è sì, ci sono questi strumenti. Bene, c'è anche un altro intervento che in realtà non è una domanda, è una persona che vorrebbe rivedere o riascoltare il webinar o scaricare le slide. Allora, le slide saranno disponibili nel link della Luiss Business School che ha organizzato questo ciclo di webinar e desidero ringraziare i colleghi, il dottor Alicchio e tutti i colleghi della struttura. Che hanno, diciamo, che stanno supportando i nostri gruppi di lavoro in maniera eccellente. Quindi le slide sono disponibili e chiedo proprio ad Alicchio se è possibile anche riascoltare il webinar. Sì, assolutamente, ci sarà una registrazione disponibile a breve. Benissimo, benissimo. Dunque, c'è un'altra domanda. Che il coordinamento dell'iniziativa è importante, ordini, dottori agronomi e forestali, nella rete di ingegneri agronomi, dipartimenti universitari, agricoltura, alimentazione e ambiente, un progetto già operativo. Quindi, vabbè, forse è più una considerazione. Sì, ho ricevuto nella chat, credo privata mia, delle richieste di informazioni su come Intesa San Paolo traduce i progetti, la valutazione dei progetti di investimento. Io, come dire, anche per un discorso di evitare spot pubblicitari in questa sede che non mi sembra il caso, invito la partecipante a mandarmi una mail. E risponderò, avrò modo di rispondere in privato anche con l'aiuto dei miei colleghi che si occupano di finanziamento. Ah sì, c'è questa sull'incredito, sicuramente. Sì, comunque esiste un plafond dedicato, ecco, No, questo volevo esatto. dire. Allora, Cioè, diciamo, siamo che sulla circular economy Intesa San Paolo ha un. esatto, dico io che tranquillamente come parte terza Intesa San Paolo è sicuramente molto avanti e già dallo scorso anno, dal 2019. È stato lanciato un grandissimo programma di investimenti nell'ordine dei 5-6 miliardi di euro per diciamo, l'accompagnamento allo sviluppo green e allo sviluppo dell'economia circolare delle nostre imprese. Tra l'altro, come sapete, è una linea strategica che si innesta perfettamente in quelli che sono stati gli orientamenti europei perché ancora nel 2019 il New Green Deal dell'Unione Europea, sostanzialmente, che è stato il primo grande atto peraltro del nuovo governo europeo, sostanzialmente orienta la massima parte delle azioni e dei finanziamenti dell'Unione Europea appunto nella direzione dello sviluppo sostenibile. Che non è, attenzione, soltanto miglioramento ambientale, perché ci sono anche i problemi di natura sociale che peraltro si innestano e si integrano anche proprio nelle innovazioni circolari. Le iniziative di rilancio economico-produttivo in risposta alla pandemia, ancora una volta, e quindi il cosiddetto Recovery Fund, o comunque le risorse che saranno disponibili al di là di quello che è necessario spendere per gestire l'emergenza, le risorse quindi più per investimenti saranno sostanzialmente centrate
su iniziative che abbiano un diretto risvolto ambientale nel senso della circolarità. Questo quindi per dire che oltre poi a Intesa San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti, ugualmente ha avviato una serie di progetti anche per le start-up in campo ambientale e comunque di sostegno degli investimenti green. Molte grandi aziende stanno emettendo, iniziando a emettere dei bond per reperire risorse finanziarie da destinare a investimenti ad impatto ambientale, quindi nell'ambito dei loro progetti di business. Molte banche commerciali stanno immaginando delle linee di credito agevolato, di favore per appunto le piccole imprese. Quindi il mondo della finanza complessivamente si sta muovendo ormai già da qualche anno in maniera molto chiara e consistente, quindi con progetti concreti, nella direzione del sostenere le grandi imprese, le grandissime imprese, ma anche le micro. Appunto in questa transizione verso l'economia circolare. Cosa consigliereste ad un giovane agricoltore con buone capacità di analisi statistica? Come si potrebbe iniziare a introdurre sensori e sistemi IoT per raccogliere dati rilevanti e migliorare protocolli inefficienti? Un'ottima domanda. Penso che sia per me, vado. L'IoT, allora, sicuramente l'IoT è al centro di questo sviluppo. L'IoT è fondamentale e quindi è sicuramente una linea su cui investire delle risorse. Vedo nell'IoT una difficoltà che va risolta e sulla quale più di tutto, secondo me, occorre investire oggi per poter veramente costruire soluzioni efficienti, è dell'energia. Cioè il poter, da un lato, ridurre drasticamente il consumo dei dispositivi e dall'altra generare delle soluzioni efficienti che generino l'energia prendendola quella che si chiama l'energy harvesting. Cioè nell'IoT il limite non è dal punto di vista del circuito, dell'informatica, il limite oggi per cui non possiamo pensare ancora a un'esplosione è l'energia. Il fatto che spesso poi ho bisogno di un cavo o ho bisogno di una batteria per poter dare potenza e dare energia al mio dispositivo. Superato questo, i confini sono infiniti, ma già oggi, con soluzioni un po' intelligenti, l'IoT è sicuramente al centro e nell'IoT c'è tutto. La parte hardware, la parte software e quindi ecco la parte statistica. Perché ad esempio la parte statistica ti può permettere, e la parte dell'intelligenza artificiale che molti stanno utilizzando, per poter ridurre quanti bit tu trasmetti. Se pensate, il vostro cellulare consuma quando lo accendete in comunicazione, quando parlate, quando trasferite i dati, è lì che consumate. Quindi la chiave è avere l'intelligenza sul dispositivo che mi permetta di ridurre drasticamente le quantità di informazione che devo scambiare. Daniel, se posso aggiungere, perché il nostro amico che ha fatto la domanda si riferiva al settore agricolo, questo, nel settore agricolo c'è veramente una varietà di possibilità enorme, perché io ho fatto questo esempio della Green Farm, dove sembra una cosa che sul disegnino funziona tutto bene, però se si va a contestualizzare nell'ambiente particolare dove c'è l'accesso alle risorse efficienti, no? Se c'è la possibilità di utilizzare sottoprodotti senza dover impiegare più carburante per andarli a prendere questi sottoprodotti, no? Quindi in molti sistemi agricoli, se noi pensiamo ai sistemi agricoli, da quelli della produzione di colture erbacee, ortiche, floricole, ma ci sono pure quelli zootecnici. Questa varietà di sistemi nello stesso comparto veramente cioè, dà uno spazio incredibile alla creatività di chi conosce lo strumento e di capire in quel contesto come può applicarlo. Ci sono tantissime fonti da energia rinnovabile, le biomasse in agricoltura sono alla portata di chi le vuole utilizzare, no? Quindi pensare a sistemi che in qualche maniera facciano un efficientamento dell'intera filiera a livello aziendale.
è quello che darebbe il vantaggio competitivo anche oggi che la manodopera in agricoltura è sempre più difficile da trovare, la gestione ha dei costi elevatissimi, quindi sicuramente queste possibilità dall'IoT e dalla digitalizzazione, dall'automazione sono un contributo importante anche per tenere in vita aziende in aree, tra virgolette, marginali, dove c'è in qualche maniera c'è un abbandono dell'agricoltura. Quindi tenerle in vita con dei sistemi intelligenti prevede una buona idea, bisogna avere una buona idea. Poi, come dici tu, i limiti degli strumenti sono infiniti, no? Però bisogna trovare una buona idea per poterli rendere veramente utili per il territorio, per la società. Sempre la stessa persona chiede anche dove si possono trovare aziende affidabili in grado di fornire sistemi IoT. De Marco. Beh, è difficile la risposta, che è impossibile, perché diciamo, ce ne sono tantissime. Non esiste un posto dove trovarle. Diciamo che in Italia abbiamo centri di eccellenza su tutto il territorio, nord, centro e sud, quindi non farei davvero distinzione neanche geografica. Per cui io vedo i miei studenti, e quindi la capacità, io ho la sensazione in primis degli studenti, quindi le competenze che noi abbiamo in Italia sono valutate in modo altissimo, sono dai miei colleghi stranieri, che da Harvard a MIT a Berkeley piuttosto che all'Imperial College di Londra mi chiedono i miei studenti, nel bene e nel male. Sappiamo che dall'altro lato è chiaro che perdiamo delle eccellenze, ma questo vuol dire che le competenze in Italia ci sono, perché poi fortunatamente ci rimangono anche le persone eccellenti, per cui direi che non c'è risposta alla domanda se non per il fatto che esistono sul territorio, occorre ovviamente valutarle. Sì, forse una risposta potrebbe essere che appunto aggregarsi o comunque partecipare alle attività dei dipartimenti, dei centri studi. Tu citavi questa unità che state aprendo nella campagna piemontese, noi sui nostri temi di imprenditorialità, di sviluppo manageriale, ugualmente abbiamo tutta una serie di iniziative in cui aggreghiamo anche imprenditori, start-up, imprese nella fase del passaggio generazionale. Quindi forse un suggerimento di carattere generale è quello di prendere contatto con un buon dipartimento che si occupa di università, che si occupa di queste cose, e che poi a sua volta ha delle collaborazioni con un sistema di imprese o di banche, di istituzioni finanziarie, e quindi che favorisce la connessione. Un'altra ultima domanda, perché ecco, anche tra l'altro devo dire che anche oggi è stato un grandissimo successo, abbiamo avuto un picco di 270 presenze, e quindi ringrazio tutti. Ancora adesso, ormai dopo un'ora e mezza, abbiamo 183 partecipanti. E uno di questi chiede se si riescono a finanziare progetti dove gli attori coinvolti sono sia enti pubblici che privati, per creare delle mini comunità energetiche. Allora, questo in realtà è forse un tema che appunto abbiamo discusso la settimana scorsa nel gruppo sull'efficienza energetica, quella delle comunità energetiche, però in qualche modo sono state citate, quindi non so se volete dare uno spunto su questo. Forse Danilo, sulle comunità energetiche so poco, sinceramente. Ma anche io non sono comunità energetiche, ammetto anche non capisco cosa si intenda. Sì, cioè... No, ma infatti è un tema appunto più del ripensamento dell'evoluzione del sistema energetico connesso allo sviluppo delle fonti rinnovabili, che come noto riescono a raggiungere livelli di efficienza anche con impianti relativamente piccoli, anzi anche piccoli. E questo sta trasformando radicalmente il sistema anche di accesso all'energia, in quanto la possibilità sostanzialmente di installare impianti fotovoltaici, soprattutto in parte anche eolici,
in siti specifici dove c'è già una domanda locale molto concentrata, quindi senza passare per la rete di trasmissione. E con un meccanismo appunto di comunità dove l'incontro tra la domanda e l'offerta locale in quel contesto specifico è più efficace. Questo potrebbe riguardare anche comunità agricole dove evidentemente c'è, ecco, una forte domanda di energia, magari ecco, anche per quegli apparati di cui dicevi, e in questo senso c'è uno sviluppo di offerta da rinnovabili abbastanza locali. Ecco, non è un tanto una, cioè è una collaborazione pubblico-privato su uno snodo fondamentale, lo abbiamo appunto discusso nel webinar della settimana scorsa, perché il problema oggi è quello delle autorizzazioni all'installazione di nuovi impianti. C'è una domanda potenziale molto forte, c'è una convenienza tecnologica perché oggi il costo di produzione della kilowattora da solare o da eolico è mediamente più basso rispetto alla produzione da fonti thermal. Ci sono obiettivi del governo nazionale comunitario al 2030 di far crescere moltissimo, di arrivare al 55% dell'energia consumata, dovrebbe essere energia da rinnovabili. C'è un nodo, paradossalmente, cioè che gli iter burocratici di riconoscimento delle autorizzazioni da parte degli enti locali continuano a essere estremamente farraginosi, contraddittori e problematici. Quindi si auspica una collaborazione pubblico-privato, nel senso che il soggetto pubblico, in questo caso particolarmente gli enti locali e le amministrazioni locali, identifichino e attuino degli iter più rapidi, più semplificati, per permettere l'installazione appunto degli impianti. Ultima domanda, sfruttare anche l'organico e quindi impianti biogas derivanti da scarti agroalimentari e zootecnici. Sicuramente sì. Sì, quell'esempio che ho presentato di Green Farm, questo è un progetto finanziato dal MISE, tra l'altro, sulla possibilità di utilizzare gli scarti alimentari, ma anche gli scarti di molte altre attività agricole, qualsiasi materiale organico, quindi scarti di potatura, per esempio, o scarti della trasformazione in conserve, ad esempio. Tutto ciò che è organico può essere utilizzato per alimentare questi impianti di cogenerazione, di nuova generazione. Il problema fondamentale in questi casi è il pretrattamento della materia prima da immettere nell'impianto di trasformazione, nell'impianto energetico. Ovviamente le diverse matrici hanno diverse componenti e normalmente questi impianti hanno bisogno, diciamo, di una ricetta standard per poter funzionare nella maniera migliore. Quindi quando arrivano matrici di origine diversa, tipo bucce di nocciole che sono state processate in qualche modo assieme a bucce di pomodoro o sarmenti della potatura o altro tipo di residuo organico, diventa più problematico. Ecco perché, tornando al caso di prima, la territorialità è fondamentale, perché il vantaggio è quello di utilizzare al meglio, anche in termini di materia organica necessaria per il funzionamento degli impianti di generazione, di capitalizzare su quello che offre il territorio e quindi di avere una filiera a chilometro sotto zero in pratica per poter ottimizzare quelli che sono i processi di trasformazione delle biomasse. Andare a prendere le biomasse altrove è un costo e quindi ovviamente non trova più applicazione. Però ecco perché questi insediamenti vanno bene in comprensori dove c'è, ad esempio, già una realtà industriale, media industriale insediata, dove i prodotti secondari non trovano una collocazione sul mercato, diventano un costo per l'azienda perché in qualche modo devono disporre di questi prodotti, potrebbero essere utilizzati appunto per creare energia. Il che è un concetto nuovo perché in realtà, poiché l'energia è il fattore limitante,
In molti casi la disponibilità energetica detta quello che uno può fare in quell'azienda, in quell'area, e questo, diciamo, cambia un pochettino l'approccio della scelta degli agricoltori. Ok, bene, grazie. Direi che a questo punto possiamo concludere questo incontro, che è stato estremamente interessante. Io ringrazio molto il professor Albino Maggio, ringrazio il professor De Marchi, la dottoressa Trenti, le loro relazioni sono state molto, molto intense, e ripeto, le avete a disposizione. Concludo con una considerazione. Noi stiamo ora ragionando con le aziende sostenitrici, ma anche con altre, peraltro, che si stanno aggregando in queste settimane, e naturalmente con il vice ministro Buffagni e il Mise, sulla prosecuzione di questo lavoro il prossimo anno. Quindi diversi gruppi, 15 gruppi che sono attivi, proseguiranno su questo lavoro. In questa fase siamo assolutamente aperti anche a ricevere contributi, idee, proposte che vengano da tutti, perché l'obiettivo ultimo è quello di favorire il massimo, da un lato la divulgazione dei temi dell'economia circolare, delle sue applicazioni nei vari campi, nei vari settori, e dall'altro il massimo coinvolgimento di tutti gli attori, sicuramente i grandi gruppi, le grandi imprese, ma appunto anche le medie, le piccole, di cui si è molto parlato. Quindi attendiamo anche, parlo quindi a tutti i partecipanti, prendiamo vostre idee, contributi, e ci sentiremo comunque ancora in futuro. Grazie a tutti e buona continuazione di giornata. Grazie a tutti. Grazie. È stato un piacere. È stato un piacere, grazie.